Lunedì, questa settimana inizia con un bel sole e andiamo a lavorare dall'ufficio. Abbiamo un bel po' di cose da montare, anche questa settimana. Non se ne esce più. Cose normali in ufficio. Oh là! Mi sembra di essere rinato. E sventura che c'è il culo del rinato. Ah, sì, non c'è nulla. Ma hai ancora addosso dei muscoli finti? Ah no, ma quelli sono veri. Porca vacca. Sono diventato come te, Jay. Enorme? Enorme. Giornata lavorativa finita. Si va a cena con Igor da Wang Cheng. Cosa ci prenderemo a questo giro? I mitici ravioli a 4 euro. Eccoli qua. I ravioli con il miglior rapporto qualità-prezzo di Milano. Assolutamente. E a questo giro mi sono preso queste salsicette cinesi che sono proprio brutte. È un booster normalissimo. No, no, è un normalissimo booster di qualità bassa. Queste sono focaccia di zucca. Sono bellissime. Spero che siano anche buone. Questo è buonissimo. Sa di felicità alla zucca. Adesso prima di andare a casa voglio passare in un negozietto, perché questa settimana scendo a trovare Leti e voglio portarle un regalo. Ho già in mente cosa, vediamo se lo trovo. Uno di questi cosettini qua. Questo è carino per ricordarle Milano. Oppure un fiorellino. Ah, mannaggia, ora sono indeciso. Ho scelto il girasole, che simboleggia energia ed entusiasmo. Direi perfetto. Fine giornata. Martedì, andiamo ad allenarci, che questa settimana mi sa farò solo oggi. Male. Amici che vivete da soli, io ho una domanda per voi. Ma come fate a lavorare e a mantenere la casa in uno stato decente? Cioè, io non ho neanche rifatto il letto. Ho qua la valigia tutta buttata a caso, che domani parto. E come se non bastasse, abbiamo tutti i piatti, la lavatrice che se non tiro fuori sta roba inizia a puzzare. Però non posso tirarla fuori finché non libero lo stendino. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Aiutatemi, vi prego. Lavorare abbiamo lavorato. Questo ormai rimarrà così. Valigia fatta, tutto pronto, andiamo a farci la cena e chiudere la giornata vittoriosi. Devo ammettere che però sedersi sul divano dopo aver fatto tutti i lavori in casa è una gran bella soddisfazione. Cioè, ti senti proprio in pace e che ti sei meritato questa situazione. Bello, fine giornata. Mercoledì, siamo in partenza per Roma, anche se in realtà prima devo andare in ufficio a girare delle cose. Però prima ancora voglio fare un unboxing di questo pacchettino qua. Allora, due settimane fa ero stata a casa di Jody, che mi ha mostrato tutti i suoi orologi e mi ha parlato di un orologio specifico, esteticamente per me bellissimo. Però da buon intenditore, anziché comprarmi la versione originale da 200 euro, ho comprato quella cinese da 10 euro. Vediamo il corredo. Stai imparando, eh? A parte essere qua rovinata con questo pezzo di carta bianca sopra incollato, e vabbè, è fatto di cartone. Vado a vedere com'è dentro. Ok. Boom. Allora, si percepisce che è un plasticone. Nonostante ciò, a colpo d'occhio fa il suo effetto. Ve lo faccio vedere. Guardatelo qua. L'estetica è fighissima. Si sente anche che plasticaccia. Funzionare funziona. Ovviamente questo è da abbinare a quella felpa lì. Dai, fighissimo. Io questo adesso me lo metto e iniziamo la giornata. Mi sa che è leggermente grande per il mio polso, però credo che questi cosi si possano togliere, no? Sto coso serve apposta a quello. Lo inseguo, questo è il mio pullman. Devo prenderlo. Mannaggia, mi sta scappando. Abbiamo tantissime cose da girare e pochissimo tempo a disposizione. Partiamo. Dillo perché abbiamo poco tempo a disposizione. Perché alle 15 ho un treno. Let's go. Prima parte andata, adesso facciamo cambio set. Facciamo la seconda. Non credo riusciremo a fare proprio tutto, tutto, tutto. Mancano un paio di cose che recupereremo settimana prossima, perché adesso devo correre fortissimo in stazione. Potrei non farcela. E invece ce l'abbiamo fatta, con 5 minuti di anticipo. Mamma mia. Sono le 7:30, in realtà Leti avrà lezione ancora per un'altra oretta, quindi nell'attesa sono venuto al Mac a prendermi qualcosina, che avevo un po' un calo di zuccheri. Mamma mia, che fame che avevo. Oh yeah. Credo che nel mentre mi leggerò un capitolo di One Piece. Ha finito, vado verso casa. Ma chi c'è qua? Ciao. E facciamoci sti tre piani con la valigia che pesa un quintale. Vabbè, sta settimana facevo solo un allenamento, così ne faccio due. Yeah. Chi c'è? Ciao. Ciao. Quanti siamo felici!
Come ti fa sentire questa accoglienza? Bene. Ti è mancata? Un po'. Hai sentito quanto ho urlato? Cosa c'è? Ma non la smetti più? Basta! Abbiamo appena scaricato il nuovo gioco di carte Pokémon. Prima busta. Arcanine X! Sì! Sì! Che giornatona! Squirtle! Giovedì stiamo andando a far colazione con dei cinnamon roll. Il cinnamon roll alla fine lo prendo da portare via perché c'erano cose troppo particolari che volevo provare. Abbiamo preso cocco e cioccolato e questo invece alla zucca. Si chiama New York Roll. Ok. Oh my god. Oh mio dio. Già finita, buona. È caduta la panna. Ho visto. Mi piace di più questa qua. Il cocco è nella panna? Sì. Bella morbida, però anche croccante. Non ho resistito, ce lo mangiamo adesso. Potrebbe essere un po' un'ingordigia questa cosa qua. Il migliore rimane il secondo. Questo sapore più normale. Io non ho mai mangiato un cinnamon roll. Ah, no, va bene. No, ma scusa, sta cosa? Cosa mi significa? Ma Maya, ti sei resa conto che ti sei seduta sulle nostre teste? Maya, non si muove. Spostati. Che cazzo. Hai i capelli. Maya, ma ti pare? Mi sta spaccando il collo. Spostati. Aia. Ma c'ero io. Ma non si sposta. Maya. Ma sì, ti sta lanciando i peli in faccia. Ma ti sembra normale sta cosa? Pasta alla spirulina, zenzero, lime, granella di pistacchio. E questa è una pinza patate speck. È vegana, si vede che questo non è speck. Beh, sì. Oggi giornata food review. Molto al dente, si sente il lime. Zenzero quasi nulla. È bella, pasta al limone. Ma no, Andy, mi hai tolto tutto. Mi è caduto, non l'ho tolto. Ammetto che lo speck ricorda lo speck. Sono tutte delicati questi. Invece questo ha un sapore molto strong. Buone, tutte e due, vero? Croccante, morbida, molto formaggiosa. Come facciamo a capire quando sono a metà? Non la userò questa ripresa tanto. Col cupolone di San Pietro, fine giornata. Ok, ho tolto 4 maglie con l'apposito attrezzo. Ora dovrebbe andarmi. Balla un po', sì, una maglia in meno. Ok, perfetto. Non ho mai indossato orologi perché li trovo scomodi. Mi trovo proprio male con questo movimento. Eccolo! Che bello è! È bellissimo! Che cerca di evolversi. Io mi sono dimenticato che ti ho preso un regalino. Che regalino mi fa? Chiudi gli occhi. È un pensierino, giusto così, tanto è vero. Posso aprire? Ah, che carino! Un fiorellino da montare. Sì. Grazie. E se qua vedete questo casino di sacchetti è perché stiamo preparando le prime cose per il trasloco. Ufficialmente cambia stanza, ha trovato qualcosa di un po' meglio. Quindi oggi portiamo le cose di là, non tutte, un po'. E poi domenica ufficialmente ci si trasferisce. Mi viene un po' male, posso dire. Vuoi rimanere qua? No. Fai così. Vai, finché non vedi che si blocca. Olla! Già questo basta. E questo è il nuovo quartiere, è più tranquillo. Dai, bello. Abbiamo svuotato le valigie e adesso stiamo andando ad un festival di roba vegana. È qua vicino casa, quindi abbiamo detto, ma sì, facciamoci un salto e vediamo cos'è. È doveroso andarci. Sì, sì. Ah, è proprio un mini festival. C'è una bella situa. Merenda con questi stramuffin. Pezzi di muffin, panna e crema al pistacchio. Spero di non rimanere deluso. Pannoso. Sì. È
panna e muffin. È buono nella norma. Quella di prima era la merenda. Adesso iniziamo con la cena. Ci siamo presi carne stampata in 3D. Siamo molto molto curiosi. Avrei voluto vedere mentre la stampavano, ma invece era già pronta. L'odore è molto carnoso. Non so cosa state vedendo voi, sarà tutto sfocato. Il filamento è proprio carne. Allora, io non mangio la carne da tanto, però a me sembra molto carne. Cioè, almeno una volta a settimana un hamburger vegetale lo mangio, e anche un hamburger normale mi capita. Non hanno mai avuto questa texture, le carni vegetali. Questo sembra proprio un filetto. Mi ricorda il bufalo. No, aspetta, più capra. Sì, sembra tipo capra. Ha un sapore diverso dalla carne vegetale. Se lo sai, senti che non è carne. C'è qualcosa di leggermente diverso nella consistenza. Davvero? Sapore molto figo. Buona. Contenta? Ti giuro, il sapore è selvaggio, che nelle carni vegetali non l'ho mai sentito. Per me è approvato. Questo è un botto. Sai cosa manca in quelli vegetali? I succhi. Per qua c'è. E qua ci sono un po' quei succhi, vero? Bello. Che bello, tutti e tre sul letto a guardare la tele. Che cosa succede? Vengo anch'io. Oddio, che cane strano. Che piccola maglia, forse. Sabato, stiamo andando in una specie di sala giochi. Paghi per un'ora di tempo, ci sono tante stanze, ogni stanza è un minigioco. Non sappiamo se sia divertente o una cagata. Proviamolo. Dovrebbe essere qua dentro. Google Maps mi dava qua da qualche parte. Questo in teoria è un centro commerciale. Ma è il centro commerciale meno centro commerciale che abbia mai visto in vita mia. Non lo so, non sto capendo. Non ci sono negozi. Forse sotto, perché là vedo degli arcade. Però dai, è stranissimo come centro commerciale. È tutto chiuso più che altro. Da dove si scende? Facciamo prima con l'ascensore. No, ma zero eravamo ora. Ma almeno uno non possiamo andarci. Ah no, forse eravamo all'1 e adesso andiamo allo 0. Vedi, eravamo al 2. Questo era l'1 dove siamo entrati. Sì, guarda qua. Oddio. Qui vedo. Questo è il trono di spade. Sali sul trono. Madre dei draghi, regina della tempesta. Vabbè, dai, possiamo andare. Ed ecco qua il posto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Che faccia è? L'ha fatta, ok, ce l'abbiamo. Ma guarda, c'è il tempo. No, non toccare per terra, ok? Come faccio? Non lo so, adesso arrivo anch'io però. Madonna, è di appenderti. You lose. Let the game begin. La O, qua. La T. Qua. Ok. Vai, questo è facile, devi solo toccare le lampadine quando le vedi. Vai, io ce l'ho. You lose. Ma come you lose? Abbiamo spenti tutte. Ma come you lose? Ma siamo stati fortissimi. Oddio, non ti piace nessuno. Vai. Dai. Dai. Sì. Oddio. Sto per svenire. No. Guarda tutto il corpo. Bravissima. Ce l'hai quasi fatta, dai. Ok, brava. Qua io mi sono praticamente andata a gattoni. Piano piano, ma appoggio le ginocchia. Anche io appoggio le ginocchia. Trova il tuo equilibrio. Ce l'abbiamo fatta, you win. Questo è stato bello. Io mi sono messo qua sdraiato per tenere ferma la scaletta e lei ha usato me come ponte per superare. E ce l'abbiamo fatta, grande. Allora, premettendo che è stato un bel modo di passare il pomeriggio, come experience non mi ha entusiasmato più di tanto. Non c'è stata nessuna stanza che dopo averla fatta volevo assolutamente rifare, che mi sono divertito tantissimo. C'erano diverse sfide, alcune più fisiche, alcune più mentali, alcune collaborative. Sembrava tanta roba, ma nulla di mirato. Magari per un pubblico più giovane lo trovo figo. Personale molto gentile però, ci siamo trovati bene. E questa sera siamo a mangiare in un posto che lei sognava da tanto di venirci. Li segue da quando hanno aperto praticamente. Gli ho scritto anche più volte su Instagram di venire a Milano. Perché è un ristorante vegano e dicono fanno un'ottima carbonara vegana. Io non ho mai mangiato la carbonara, quindi sono curioso. Bruschetta, provola, bacon, zucca. Buona, fumicata. Anche un po' dolcina, pane bello caldo. Buono. Eccola qua, la tanto attesa carbonara. Vediamo. Sento molto il pecorino. Oh mio Dio, buonissima. Mi piaceva di più la bruschetta, però, se posso essere onesto. A me la ricorda. Oh, magari a me la carbonara non piace. Magari l'originale, intendo, non avendola mai assaggiata. Avrei voluto più croccante il bacon, il guanciale. Però è buona. Ma è buona sta carbonara. Ma che crema.
Questa è la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Come fai a non saperlo? Lo so, te l'ho detto io. Non me l'hai detto te? Sì che te l'ho detto io. Ma non è vero. Ma che bugiardo. Adesso ci facciamo una passeggiatina tra le vie romane fino ad arrivare al Colosseo. Orca boia, ma ci sono dei gabbiani, ma li hai visti? Orca boia, orca boia. Andiamocene, andiamocene, via, 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 via. Ma ti pare che stanno così vicino a noi? Quelli ancora un po' sono dei condor, eh. Ma sono vivi. Piccoli. Se ti attaccano ti staccano gli occhi. Eccolo là in fondo. Ok, ci siamo. E pulire tutto. Stavo per parlare io, ma scusa. Mannaggia. Domenica, prepariamo le ultime cose da portare via e poi siamo ufficialmente pronti per il trasloco. Sei felice? Sì, dai. A me non piace fare i traslochi. Più pulita di come l'abbiamo trovata. Va qua che roba. È anche profumata. Ce la stiamo facendo. Eccoci, arrivati nella nuova cameretta. Ok. Oppala. Non vai fuori, Maya. Non vai. Di qua. Questa. Ce l'abbiamo quasi fatta. Ci manca questa qua da sistemare. Dai, maglia spaesata. Abbiamo sistemato la camera. Adesso ci stiamo facendo una passeggiatina nel quartiere. È proprio l'opposto rispetto all'altro. Là c'era il vialone con tutti i negozi pieno di gente. Qua abbiamo un vialone in mezzo alla natura. Cioè, oddio, natura più o meno. Ci sono comunque i palazzi, sei sempre in città, ok? Però vabbè, c'è questa passeggiata nel verde. Molto carina. Che piace a lei soprattutto. E questa è l'attuale situa in camera. Maglia si è fatta la sua nuova cuccia. Tutto il letto per lei. Ma effettivamente la luce così distrugge l'atmosfera. Ho messo qua l'edera. Non so dove mettere le palline. C'è qua una lampadina. Ma in realtà non è neanche così malvagia. E il problema è che essendo bassa ti acceca. E poi è una luce fredda. Bruttissima una luce fredda. È arrivato il momento di fare il girasole. Non so né quanto ci voglia né quanto sia complesso. Però in teoria dovrebbe essere tutto che si incastra. Qua abbiamo tutte le istruzioni. Queste sono le pedane. Ah guarda, da un lato ci sono i disegni, eh. Questo è il fronte, questo è il retro. Ed ecco a voi il risultato finale, il girasole di legno. È carino, non semplicissimo perché far incastrare il legno a volte era un po' lo stress, un'impresa. Diciamo che se vuoi rilassarti, i Lego sono più soddisfacenti. Questo ha bisogno di più impegno, però è carino. Dove lo metti? Ah, nel mentre abbiamo messo anche le lucine di sopra. È carino quell'angolino. Ci siamo preparati per andare a dormire. Questo è il mio letto, un bellissimo materassino gonfiabile e super alto. E grazie mille per essere stati con noi anche questa settimana. Prossima settimana probabilmente senza di lei. Ho un botto di allergia. Vi saluto. Ci vediamo settimana prossima. Ciao.